Torna dopo la pausa dell'anno scorso, a grande richiesta, la festa, della Proloco, appunto, dove si svolgerà, in quali serate e come. Allora, torna dopo un anno di pausa, diciamo forzato, sempre presso le ex scuole elementari di Orezzo, la festa che durerà 4 giorni, da giovedì sera 11 luglio fino a domenica 14. Partiamo giovedì subito alla grande con la movida by night con il radio tour di Antenna 2, mitico Tony Tranquillo ad animare la serata, quindi tutti i ragazzi sono invitati a partecipare, a divertirsi. Per poi passare a venerdì con un po' di musica popolare con gli Aghi di Pino che tornano a trovarci dopo averci deliziato durante la nostra sagra di Sant'Antonio in quest'inverno sotto la neve. Li facciamo stare un po' più al caldo quest'estate, venerdì sera. E in tema appunto vorremmo promuovere anche la serata di Polenta e Cunciada, già che è in tema di musica popolare, insomma, e tradizioni. Sabato e domenica invece abbiamo 2 serate di ballo liscio per gli amanti appunto della pista. Con l'orchestra Vela Bianca al sabato e Massimo e The Voice alla domenica. Si può cogliere l'occasione poi di salire a Orezzo, quindi e vedere anche tutta la valle dall'alto. Diciamo che è un po' la terrazza della media valseriana, se possiamo chiamarla così. Qualcuno lo chiama anche il paese del sole, però diciamo che è un connubio un po' di entrambe le cose. C'è qualche angolo caratteristico da vedere, sicuramente meritevole, per cui approfittando delle, speriamo, belle giornate del prossimo weekend, chi viene a trovarci alla festa potrà sicuramente approfittare anche per dare un'occhiata un po' a tutta la Media Valle in basso, nonché anche a Ganda e dintorni, insomma.